Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Qualche settimana fa un'ascoltatrice, Anna nello specifico, mi ha scritto in privato su Telegram chiedendomi di spiegare ed approfondire l'argomento overtraining, che chiamiamo più semplicemente in italiano sovrallenamento. Le ho dato una risposta veloce, ma avevo anche promesso di andare più in profondità in una puntata specifica ed eccoci qua. Se anche voi volete farmi delle domande o suggerirmi degli argomenti, scrivetemi su Telegram al mio account @LorenzoMaggiani. Prima di partire però con l'argomento devo fare un disclaimer. Ci tengo a sottolineare che non sono un allenatore e quanto dirò sarà più che altro frutto della mia esperienza personale, non perché mi sia mai capitato, ma più per quello che mi è stato raccontato e anche un po' di ciò che ho trovato su internet. Parlare del sovrallenamento comunque ora è importante, perché ci troviamo quasi tutti nel momento della ripartenza, dopo essere stati fermi chi più chi meno per il discorso Covid-19. Il nostro corpo non si è allenato ed è rimasto fermo per molte settimane. E a far da contraltare c'è però la nostra voglia matta di spaccare il mondo e di far girare le gambe e di tornare magari ai tempi che avevamo prima del blocco totale. Siamo perciò in un momento dove il sovrallenamento potrebbe verificarsi con un po' più di facilità. Ma che cos'è questo overtraining? Il sovrallenamento è una condizione fisica, comportamentale ed emotiva che si verifica nel momento in cui il volume, l'intensità e la frequenza degli allenamenti, delle attività di una persona eccedono la sua capacità di recupero. In parole più semplici, si va in sovrallenamento quando l'attività fisica praticata è talmente intensa, sia in termini qualitativi che quantitativi, che il corpo non è in grado, nel periodo che gli si concede di recupero, di smaltire la fatica accumulata. C'è da dire che comunque, soprattutto nel mondo di noi amatori, è una sindrome piuttosto rara da riscontrare. Tuttavia il sovrallenamento colpisce principalmente gli atleti che praticano sport di resistenza, come nel nostro caso potrebbe essere la maratona o una ultra. Perciò è comunque bene parlarne e starci attenti. La causa principale è spesso l'eccessivo numero di allenamenti e la loro elevata intensità, spesso accompagnata da troppe gare ravvicinate nel tempo. Adesso, quest'ultimo non è purtroppo un nostro problema in questo momento, però c'è anche chi, forse in futuro, potrà fare tante gare ravvicinate. Ecco, quello potrebbe essere un pericolo al quale bisogna prestare attenzione. Ci sono però a volte anche delle concause, come poche ore di sonno, un'alimentazione ed una integrazione errata, problemi anche di salute psicologici non per forza correlati al nostro mondo dello sport, ad esempio in famiglia, al lavoro e così via. Come fare però a riconoscere quando si è in sovrallenamento? Beh, non è semplice capire quando si è in overtraining. Ed è bene fare una distinzione tra il più semplice affaticamento, dopo qualche attività troppo intensa, ed il vero e proprio sovrallenamento, perché effettivamente è facile confonderli. Fondamentalmente, l'affaticamento è un primo segnale di allarme per un possibile overtraining. Semplificando molto, la regola potrebbe essere questa. In presenza di uno o pochi sintomi, che vediamo tra poco, si parla di un semplice affaticamento. Quando invece i sintomi iniziano a superare i 4 o 5, si inizia ad andare verso il sovrallenamento. E quindi, quando iniziate ad essere affaticati, potrebbero essere sufficienti un paio di giorni di riposo assoluto e magari un breve periodo di scarico per non peggiorare la situazione e tornare poi nella situazione standard. Diffidate sempre, ne approfitto per dirlo, anche se poi entrerò un pochino più nello specifico più avanti, delle tabelle di allenamento che non prevedono alcun periodo di scarico. I sintomi di questa sindrome sono numerosi potenzialmente. Un primo sintomo piuttosto importante e anche pericoloso è quello delle performance che non crescono più o che peggio calano. E questo, quando non si riconosce effettivamente l'overtraining, porta ad un ancor maggiore carico di allenamento, perché la persona entra in un circolo vizioso. Infatti ci si allena sempre di più, ma i risultati continuano a calare. Allora uno vede che i risultati calano e si allena di più e così via, e la situazione precipita. Gli altri sintomi sono l'aumento del battito cardiaco, perdita eccessiva di peso, insonnia e relativo aumento della necessità di dormire, problemi immunitari, disturbi intestinali
suscettibilità o depressione e ovviamente una stanchezza cronica con dolori muscolari e pesantezza delle gambe. Il problema dell'overtraining è che spesso, quando ci si rende poi conto di avere un po' di questi sintomi, è troppo tardi. Nel senso che se si stanno già riscontrando tutti questi sintomi, l'overtraining è già in atto. I riposi sono fondamentali proprio per prevenire questo sovrallenamento. Potreste non riscontrare tutti questi sintomi insieme, perché è difficile averli proprio tutti, ma già riconoscendone 4 o 5 i segnali iniziano ad andare in quella direzione. Il mio consiglio in questo caso è quello di prendersi una pausa completa di 10-15 giorni e successivamente riconsiderare l'intero piano di allenamenti settimanali, inserendo un maggior numero di riposi o almeno degli allenamenti un po' più blandi. La bella notizia, e meno male perché finora ho dato solo cattive notizie, è che se ci si è fermati in tempo, consentendo al corpo di rigenerarsi, spesso quando poi si riprenderà a correre si andrà più forte del momento nel quale si ha avuto lo stop. Se anche con una pausa le cose non dovessero migliorare, probabilmente è il caso di farsi proprio visitare da un dottore. È necessario anche dire che quando si hanno questi sintomi, anche le possibilità di subire un infortunio tendono ad aumentare. Ma come evitare allora il sovrallenamento? Perché l'overtraining si può prevenire e riuscire a farlo è assolutamente importante, perché poi non sempre è così semplice risolvere il problema una volta che questi si è presentato. La prima cosa da fare, ed è anche la più logica direi, è quella di tarare bene gli allenamenti da svolgere in base al vostro livello, senza mai andare ad eccedere in quantità né in qualità, inserendo degli importanti giorni di recupero e dei periodi di scarico. È importantissimo anche riposare bene. Bisognerebbe dormire almeno 7-8 ore al giorno e possibilmente con la miglior qualità del sonno possibile. Anche la nutrizione, casomai non ve ne foste ancora accorti, ricopre un ruolo fondamentale per i runner. Tutti dovrebbero seguire un regime alimentare equilibrato, a prescindere dallo sport praticato. Ma specialmente quando si sottopone il corpo ad una preparazione intensa, come potrebbe essere quella per una maratona ad esempio, è ancora più importante. E anche l'eventuale assunzione di integratori deve essere ben studiata. Non deve essere né eccessiva né tantomeno lasciata al caso e dalle sensazioni. In generale, e qua torno al discorso delle tabelle di allenamento, tutte queste tabelle dovrebbero prevedere dei periodi di scarico. Solitamente io inserisco una settimana di scarico al mese ed un mese di scarico, un po' meno impegnativo degli altri, ogni 3-4 mesi. Quindi divido in cicli proprio la mia preparazione. Sono 3 o 4 mesi e di solito il terzo o il quarto mese, una volta lo facevo perché c'erano le gare, adesso mi adatterò, è quello di scarico. E all'interno dei mesi stessi, delle 4 settimane che lo compongono, una settimana è di scarico. Concedere al proprio organismo un periodo di rigenerazione è assolutamente fondamentale per chiunque, a prescindere dal livello di performance che si stanno cercando, vale sia per il top runner che per il tappascione della domenica. E anche durante l'anno o una stagione intera è necessario prevedere dei periodi di riposo, anche assoluto, nel quale staccare completamente la spina dalla corsa. Fate qualcos'altro, andate a farvi delle passeggiate, andate al mare, quello che è. Ed allora fatemi sapere se vi è mai capitato di esagerare con questi allenamenti andando purtroppo in overtraining, scrivendomi o mandandomi un messaggio audio su Telegram al mio account @LorenzoMaggiani. Ma così come ha fatto Anna, contattatemi anche per domande, per feedback, per critiche costruttive, ma anche solo per un bel saluto. Se non avete Telegram e volete contattarmi lo stesso, potete farlo via mail o sui social. Vi lascio tutti i recapiti nelle note dell'episodio. Poi sui social, se volete seguirmi, è assolutamente ben accetto. Per tornare invece a Telegram c'è anche il canale, che vi serve per ampliare l'esperienza con questo podcast non limitandola al solo ascolto delle puntate, perché nel canale metto un po' tutto quello che secondo me potrebbe essere interessante per voi. Notizie, dietro le quinte del podcast, un po' di miei pensieri, aggiornamenti vari ed in generale tutto ciò che secondo me può valer la pena lo vado a mettere lì. Ovviamente il filo conduttore è la corsa. Trovate il canale direttamente nella ricerca di Telegram cercando da 0 a 42 o cliccando sul link che metto anche lui nella descrizione dell'episodio.
Se avete voglia e tempo di farmi anche un bel piacere, lasciatemi una recensione, spero a 5 stelle, su Apple Podcast, un like su Spreaker o comunque sulla piattaforma di ascolto che state utilizzando. Questo semplice gesto mi fa piacere innanzitutto e poi mi aiuterà anche a crescere, perché il podcast salirà nelle classifiche e sarà così più facile da trovare per tutti quanti. Un altro modo per darmi una mano è condividere questa e le altre puntate con i vostri amici o comunque con chi potrebbe essere interessato all'argomento. Direi che per oggi è tutto. Cari runners, non sempre allenarsi troppo è la giusta soluzione. Ci sentiamo alla prossima puntata.